Va benissimo, ragazzuoli, va benissimo. Va benissimo, a me proprio veramente va benissimo così. Era una partita assolutamente non da sottovalutare perché nessuno la sottovalutava, anzi, però non era sicuramente una partita, mi sento di dire, scontata. Uno potrebbe dire sì, ma andiamo a vedere gli storici di Juve-Roma da quando c'è l'Allianz Stadium, Juventus Stadium, quello che vuoi. Fa lo stesso. Fa lo stesso. Di solito vengono e perdono, sì, ma non significa che è una roba che deve capitare tutte le volte, anzi, a maggior ragione se poi la Roma, che cos'è, fino a prima della partita era terza, quindi sta a significare che le cose giravano, girano e girano anche dignitosamente bene, mi sento di dire. Quindi io sono felicissimo così, soprattutto vedendo il periodo della Juventus. E veramente, se a me avessero detto dopo la partita contro la Fiorentina, che solamente a ripensarci mi sale lo sbocco, ma scommettiamo che la Juventus da gennaio, quando giocherà ogni 3 giorni e avrà tante partite importanti, alcune delle quali anche ravvicinate, vincerà 10 partite su 11? Ci vogliamo scommettere che la Juventus vincerà 10 partite su 11? Io non ci avrei mai scommesso, cioè proprio, guarda, to'. Se tu sei convinto, io mi gioco la casa perché tanto non succede. E invece sta succedendo. Quindi è per questo, magari, che se la Juventus vince senza fare chissà quale prestazione meravigliosa, cioè io posso essere solo che felice vedendo anche quello che è il momento. Veramente in questo periodo c'è una media di una partita ogni 3 giorni spaccato proprio e te la porti fino praticamente a fine febbraio, fino a Juve Crotone, questa media qui. Quindi io che cosa posso pretendere se non il risultato affinché la Juventus comunque rimanga sempre lì? Anche perché comunque, se andiamo a vedere l'arco di queste partite, cioè tu comunque hai battuto il Milan, il Sassuolo, che anche quella non è poi più di tanto da sottovalutare, l'Inter, il Napoli, la Roma, cioè nel senso hai avuto anche partite di un certo tipo, non proprio semplici, semplici, semplici. È vero che quest'anno la Juventus ha buttato più punti contro le neopromosse rispetto ai big match, però comunque non è una roba completamente da sottovalutare questo periodo della Juventus. E se tu ti presenti 3 giorni dopo ad aver vinto a San Siro, allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium, contro la Roma che deve vincere 2-0, io cosa devo dire? Io sono contento così. Poi è vero, sicuramente la Roma, per quanto mi riguarda almeno, ma probabilmente quello che dirò è una roba anche abbastanza condivisa, non ha giocato con l'uomo migliore in ogni reparto, Smalling, Spinazzola, pardon, Smalling, Pellegrini e Dzeko, che è entrato nel secondo tempo comunque. Però, oh, alla fine è importante sempre poi effettivamente portare a casa il risultato, perché anche oggi non è stato poi chissà quanto facile. La Roma comunque ha avuto tante occasioni, per fortuna, di tiri in porta nel lato pratico relativamente pochi e tutti abbastanza parabili, diciamo così, però tra cross, calci d'angolo e comunque azioni offensive. È stata pericolosa per gran parte della partita, anzi, forse si potrebbe dire più pericolosa della Juve nel complesso, che però alla fine nel primo tempo ha sfruttato quel contropiede meraviglioso di Alexandro e per una volta siamo riusciti a segnare su una sorta, diciamo, di contropiede, palla morata, Ronaldo che fa una roba che sembra facile, forse anche non proprio bellissima a livello estetico, però non tanto semplice, diciamo così, e trova proprio l'angolino. Dove, tra l'altro, in quel periodo della partita soffrivi anche abbastanza, e nel secondo tempo, grazie ai cambi, Cuadrado per Kulusevski, palla in mezzo per Ronaldo, anticipa Ibañez, solo che invece di spazzarla la butta dentro, e quindi va bene così. Io non, che cosa devo dire? Io sono felice così, a posto. Poi la Juventus non ha fatto una bellissima partita, poi va bene, oh, a posto, però sono queste qui. Le partite che comunque ti tengono lì, perché partita meravigliosa, finisce 1-1 e mi incazzo. Quindi, nel senso, io sono uno di quelli che se giochi bene, io sono felicissimo. E se vivi una partita tranquilla, io sono il primo ad essere felice. Se un pochino smadonni, ma poi porti a casa i 3 punti, io non sono quello che si va a disperare. E ribadisco, vedendo il contesto nel quale la Juventus sta giocando da inizio anno, io che cosa posso dire? Le abbiamo vinte tutte, tranne una, forse per carità, anche quella,
più importante, quella che il tifoso ci tiene di più a vincere, va benissimo. In compenso, però, se tu le altre partite le vai a vincere tutte quante, direi che comunque va bene così. Ci sono sempre margini di miglioramento, si può e si deve sempre migliorare, ci mancherebbe altro. Però io non mi sento di dire chissà che cosa quando ci sono partite come queste contro una squadra che fino a prova contraria ti è sopra in classifica. E quindi io ragazzuoli sono soddisfatto anche perché abbiamo avuto la possibilità di far riposare per la gran parte della partita Cuadrado, De Ligt, giocatori che comunque molto probabilmente torneranno parecchio utili sempre fra 3 giorni quando ci sarà il ritorno di semifinale contro l'Inter. Speriamo che non si sia fatto particolarmente male Bonucci, perché qui attenzione, io non dico che Bonucci deve essere un titolare inamovibile della Juventus, ci mancherebbe altro, anche io sono uno di quelli favorevoli al panchinamento, se si può dire così, di Bonucci, però un discorso è, non gioca perché preferisce mettere lì Chiellini, De Ligt, Demiral, Chiellini, quello che volete voi, o non gioca perché è infortunato, quindi non ce l'hai a disposizione, che sempre con la classica storia del momento della Juventus è sempre meglio avere tutti quanti a disposizione, perché anche oggi, per esempio, i cambi ti sono tornati parecchio utili per far rifiatare qualcuno, come magari Chiesa per Bernardeschi, o come magari metti Cuadrado e Kulusevski e poi riesci ad andare a trovare il gol del 2-0. Quindi speriamo che non si sia fatto nulla, perché è comunque un uomo importante che in questo periodo senza ombra di dubbio servirà tanto, perché il periodo è quello che è, e speriamo bene. Detto ciò, adesso la testa per forza di cose deve subito andare al prossimo big match, perché tanto questo periodo è così, contro l'Inter, dove sì, parti da una posizione abbastanza favorevole perché sei andato a vincere a San Siro, però anche lì, sai, il ritorno di Hakimi, Lukaku, comunque è una partita non proprio facilissima a prescindere. In più, cioè, si può anche dire, loro hanno riposato un giorno in più, dato che hanno giocato ieri sera, quindi sicuramente dobbiamo entrare subito sul pezzo per fare quello che dobbiamo fare, perché comunque è importante anche la Coppa Italia, perché ancora fino a prova contraria il campionato è un qualcosa di molto incerto, no? Devi continuare a macinare e anche in un certo modo, quindi assolutamente adesso per forza di cose la priorità è lì. Sono tutti diffidati, quindi eventualmente non si sa chi giocherà un'eventuale ipotetica finale, però il più intanto è andarci, poi vedremo, valuteremo e spereremo eventualmente. Detto ciò, ragazzuoli, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!